numeri, quelli dell'affluenza nei negozi del centro murattiano che hanno ospitato le opere, degli artisti, 107, quelli che hanno creduto e partecipato al Museo d'Arte Contemporanea diffuso nelle vetrine, 103 i negozi che hanno fatto a gara per ospitarli e infine 15.000 i voti arrivati via Facebook non lasciano spazio a dubbi. La seconda edizione di MurArt è stata un successo. Adesso dobbiamo continuare non solo con il progetto MurArt, ma con questo virus della cultura e della positività. E quindi il centro di Bari potrà diventare esposizione di libri, in ogni vetrina un libro, in ogni boutique la presentazione di un libro. Ci hanno chiesto da Lecce di rifare MurArt che diventerà LecceArt, e perché sono convinto che su questo territorio, in questo territorio di cultura e di turismo, si può vivere nel futuro. I tre primi classificati sono stati premiati nella Pinacoteca della provincia. Il più votato è stato Cischi, 2265 voti alla sua Frida. Frida perché, come spiegavo prima, in un certo senso è una figura, oltre che un artista che si commenta e si lascia apprezzare da sola. È un'icona che in un certo senso va a fondere armonicamente in modo celebrativo quella che è la vita, ma anche quello che è, cioè, ipoteticamente dopo la vita. Lei lo fa attraverso i colori, ma attraverso anche tante ombre, in maniera unica, a mio avviso. Al secondo posto Gianna Mangiulli, 1800 voti, la sua opera del 1987, e al terzo Massimo Nardi. Ma hai dipinto una donna? E praticamente è stata una bella iniziativa questa di MurArt, e mi ha permesso di mettermi in gioco attraverso la pittura, no, non questa volta della tela, ma addirittura di una Miss Universo, che si è prestata a questo gioco simpatico, il gioco dell'arte. Premio alla carriera Michele De Palma, le cui opere dal figurativo all'astrattismo sono esposte in Pinacoteca.